Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Tra i compiti della ragion critica vi è quello di rovesciare le mappe dominanti gestite dal pensiero unico, politicamente corretto e a beneficio dell'elite global capitalistica. Proviamo allora a procedere in questa maniera in riferimento alla grande narrazione che sempre magnifica Christine Lagarde in questi giorni approdata alla Banca Centrale Europea. Durante un'intervista al The Guardian le fu chiesto una volta come potesse giustificare di fatto il principio secondo il quale le misure che stava chiedendo per la Grecia comportavano il fatto che le donne non potessero più avere accesso a un'ostetrica al momento del parto e che ancora i pazienti non potessero più beneficiare dei farmaci salvavita, ancora che gli anziani fossero condannati a morire soli per mancanza di cure. Ecco, qual era la risposta che la Lagarde diede al cospetto di queste obiezioni? Seccata disse, cito: «No, penso di più ai ragazzi di una scuola di un piccolo villaggio del Niger». Fine citazione. Peccato poi che la stessa Lagarde chiedesse, tramite l'istituzione che al tempo era da lei presieduta, il Fondo Monetario Internazionale, misure di austerità depressiva a nocumento di paesi africani che avevano redditi pro capite annui di $1,000, con tanto naturalmente di robuste e massicce dosi di tagli alla spesa pubblica, di privatizzazioni che di fatto finivano per costringere quei popoli a vendere i pochi servizi di cui disponevano, piantagioni di caffè e porti, ovviamente venduti ai grandi gruppi francesi di riferimento. Tra l'altro, nel periodo della sua presidenza, il Fondo Monetario Internazionale ha ottenuto risultati che si possono tranquillamente definire disastrosi. Lei stesso ha ammesso di aver sbagliato i calcoli sui moltiplicatori del reddito, falsando in questa maniera le previsioni sui risultati delle misure di austerità. Errori macroeconomici gravissimi che hanno provocato peraltro il fallimento di centinaia di migliaia di imprese del Sud Europa, il crollo del PIL e il netto peggioramento delle condizioni di vita di milioni di cittadini, come recentemente ha mostrato il giornalista Luca Pinasco. Diciamolo apertamente, la Lagarde ha letteralmente messo il Fondo Monetario Internazionale nelle mani di Sarkozy, dicendo testualmente: usami come tu vuoi. Queste furono le parole impiegate dalla Lagarde, e quando le domandarono se fosse d'accordo a tassare i più ricchi rispose candidamente, cito: non sono d'accordo sul fatto che tassare i ricchi sarebbe il modo più efficiente di ridurre le disuguaglianze. Penso che il modo più efficiente sarebbe quello di eliminare il differenziale di genere tra uomini e donne. Sic. Ebbene, questa signora dall'aspetto garbato deciderà d'ora in avanti delle politiche monetarie dell'Unione Europea, così come di quelle italiane. È bene sapere qual è l'identikit di questa persona per essere preparati al peggio che inevitabilmente ci attende. Radioattività con Diego Fusaro.